Da tempo ormai la scuola è un tema importante all'ordine del giorno. Si discute di quali siano le misure e i protocolli più efficaci da adottare per prevenire e contenere eventuali contagi da SARS-CoV-2, alla luce delle conoscenze finora acquisite sulla malattia. Ma qual è la situazione a livello nazionale e internazionale? E quali ripercussioni possono avere queste misure sull'apprendimento scolastico? Ne parliamo oggi con Franco Lorenzoni, insegnante e fondatore ad Amelia della Casa Laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa. Franco Lorenzoni è autore di molti libri, l'ultimo dei quali è edito da Sellerio, si intitola I bambini pensano grande. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. E partiamo innanzitutto da qualche considerazione generale. Ritiene che in Italia vi siano delle linee guida chiare ed esaustive per la ripresa dell'anno scolastico o che vi siano piuttosto degli aspetti che non sono stati considerati? Allora, dal punto di vista sanitario non ho competenza per dire, insomma, mi sembra che ci siano linee guida abbastanza stringenti. Mi sembra che c'è una grande carenza invece nell'affrontare la questione dal punto di vista pedagogico e relazionale. Su questo io sono molto preoccupato perché è chiaro che diciamo, la distanza necessaria diciamo, per contenere la diffusione del virus va diciamo, intrecciata con l'attività didattica, col senso che ha lo stare a scuola e lo stare insieme. E lì ci vuole una grandissima dose di immaginazione, di creatività da parte dei docenti, perché io quello, diciamo, quello che a me preoccupa tantissimo, sono i molti, molti ragazzi con disturbi del comportamento, che sono praticamente in tutte le classi, e mi chiedo che cosa succederà. Cioè, diciamo, c'è un grande lavoro necessario per costruire delle regole. Dal basso, non so come dire, con la partecipazione attiva dei bambini, dei ragazzi, perché se non si fa questo, se non c'è un gran lavoro di costruzione di senso di come si sta insieme nell'emergenza, il rischio che le regole vengano poste dall'alto e creino discriminazioni, creino pericolosi apartheid educativi, insomma, che dei bambini vengano affidati agli operatori, agli insegnanti di sostegno, ma in qualche modo espulsi dalla comunità perché pericolosi. Ecco, questo io lo vedo come il grande vuoto, diciamo, rispetto alle indicazioni, quindi un grande pieno da costruire giorno per giorno da parte di insegnanti più attive, più sensibili, e la sfida, questa è la sfida, diciamo così, ed è una sfida molto, molto impegnativa. Lei appunto ha fatto riferimento proprio anche agli spazi, cioè la pandemia costringe a ripensare anche agli spazi dell'apprendimento, quindi studenti e docenti devono ad esempio evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, i laboratori sono limitati, anche l'accesso alle biblioteche. Tutto questo può avere qualche influenza sul percorso educativo e formativo di uno studente e come si possono colmare anche quindi queste lacune. Ha un'enorme influenza, un'enorme influenza. Penso per esempio a una scuola di Palermo che in questi anni aveva faticosamente costruito dei laboratori espressivi, dei laboratori scientifici, dei luoghi dove fare teatro e era un quartiere particolarmente difficile. Quello, la moltiplicazione dei linguaggi è uno degli elementi fondamentali per l'inclusione. Ecco, tutti questi spazi oggi sono utilizzati per le aule, sono diventati aule. Allora, il rischio che si ritorni a una scuola in cui c'è solo l'aula, con i banchi tra l'altro messi in fila che guardano tutti verso una direzione, quindi tutta la grandissima ricerca che da decenni si fa sugli spazi mobili, in movimento, sulle isole, su un modo di stare insieme diverso e più attivo, che coinvolga maggiormente i bambini e i ragazzi, rischia di fare diciamo, di fare un passo indietro pauroso. Allora, io penso per esempio che bisogna essere molto duttili, cioè usare più le mascherine magari, però mettersi in cerchio e parlare, insomma, diciamo, si può parlare in cerchio con la mascherina. Lo stesso è importantissimo che i bambini continuino a cooperare, a fare delle cose insieme. Non è immaginabile una scuola in cui sono i bambini separati, distanti, con l'insegnante che detta un compito e poi magari lo raccoglie. Cioè il dialogo, la costruzione culturale
nel gruppo classe è fondamentale. C'è un piccolo paradosso interessante, cioè diciamo quest'anno dovrebbe essere reintrodotta l'educazione civica per legge. Ecco, questo è l'anno dell'educazione civica, cioè, ma non sono le 33 ore ovviamente che sono un tempo ridicolo, ma diciamo è l'anno in cui insieme si costruiscono regole che diano senso allo stare insieme, anche in condizioni di privazioni necessarie. È una grande sfida, nel senso che veramente bisogna immaginare come fare una scuola attiva mantenendo le distanze o usando le mascherine. Dobbiamo reinventarci davvero la didattica. E c'è un altro aspetto, siamo di fronte a una grande all'incertezza. Ora, l'incertezza è il fondamento della scienza, è il fondamento del desiderio del conoscere. Quindi, diciamo, abbiamo potenzialmente potrebbe essere un anno straordinario anche dal punto di vista didattico, educativo, dei contenuti, ma certo tutti noi dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo ricalibrare un po' tutto. In un suo recente intervento lei si sofferma anche sulla scelta dei banchi, per esempio, cioè che è stato anche un tema molto discusso, peraltro, negli ultimi tempi. E lei sostiene appunto che la scelta dei banchi rivela una precisa idea di scuola e di società. Che cosa intende? Non è tanto la scelta dei banchi quanto la disposizione dei banchi. Cioè, diciamo, io penso che lo spazio sia davvero il terzo educatore, come diceva Maria Montessori. Cioè, lo spazio educa. Se noi siamo... C'era una poetessa milanese che si chiama Chandra Candiani, che ha scritto una cosa molto bella, che diceva forma chiama forma. Lei raccontava che facendo attività di, diciamo, di educazione alla poesia dentro le classi, quando si mettevano i bambini in cerchio, facevano poesie, una volta che una maestra ha messo i bambini in forma di quadrato, i bambini scrivono in prosa. È molto bella questa immagine, sembra un po' esagerata, ma non è così, non è esagerata. Io so per esperienza, per 40 anni ho fatto il maestro elementare, che se discutiamo sotto un albero a terra, o se discutiamo dietro ai banchi, o se discutiamo appunto stando in cerchio, guardandoci tutti in faccia, oppure stando tutti quanti in riga come nella classe tradizionale, cambia la relazione, cambia l'ascolto, cambia la qualità dell'attenzione. Ora, la qualità dell'attenzione è una delle dei fondamenti di qualsiasi apprendimento. Allora, fare molta attenzione allo spazio è fondamentale. Io non mi preoccupo tanto, cioè, della sedia a rotelle, non è che mi preoccupano le rotelle, anzi, ottimo, ben vengano le rotelle. Il problema era il piano d'appoggio, che era un piano d'appoggio molto piccolo, ribaltabile, adattissimo a un tablet, ma non adatto a disegnare, a fare un cartellone, a consultare dei libri, a mettere due banchi vicini per scambiarsi delle cose e lavorare insieme. Cioè non si può lavorare insieme solo attraverso il virtuale. Io non c'ho niente contro il virtuale, ma diciamo, c'è un altro modo di lavorare insieme che è una prossimità anche fisica. E questo è importante perché altrimenti si perde uno degli aspetti fondamentali della relazione educativa, che è la creazione della comunità. Cioè una comunità che ricerca e che crea cultura. Questa è una cosa, insomma, questa è una cosa certo, che è necessario costruire. Nei mesi scorsi, mi riallaccio anche a un tema che lei ha appena toccato, soprattutto appunto durante il lockdown, l'impiego delle nuove tecnologie e il ricorso della didattica a distanza sono stati essenziali per dare continuità alle attività didattiche. E ci saranno probabilmente istituti che in parte continueranno a servirsi di questi strumenti anche con il prossimo anno scolastico. Ritiene che questo sia un aspetto positivo o negativo? Cioè l'uso delle nuove tecnologie, come lo vede? Allora, innanzitutto ne abbiamo persi più di 1 milione. Cioè, diciamo, la DAD è stato un momento in cui è cresciuta enormemente la discriminazione. Questa è una cosa di cui non possiamo non tenere conto. Certamente è stato molto importante che si continuasse in qualche modo a mantenere i collegamenti, però soprattutto rispetto ai bambini e ai primi adolescenti, cioè scuola elementare e media, ancora di più scuola di infanzia, l'assenza, diciamo, del corpo, dello stare insieme è stata troppo penalizzante anche rispetto all'apprendimento. Allora, io penso che può essere interessante, diciamo, che non sono nemmeno nuove tecnologie, sono le tecnologie della vita quotidiana dove i bambini sono nati in questo ambiente, e possono essere utilizzate per l'apprendimento, sicuramente.
Anzi, c'è da ragionarci sopra su come farlo in modo creativo, su come costruire collaborazioni anche a distanza. Io ho visto classi che costruivano un testo collettivo, per esempio, due scuole gemellate di due paesi diversi hanno lavorato per una mattina intera, hanno costruito un testo collettivo, hanno fatto un bellissimo lavoro e lo hanno fatto a distanza. Diciamo, però il nodo fondamentale è la prossimità, è più faticosa, è più interessante, perché l'altro non lo spegni mai, sta lì, è la presenza sua del corpo, e questo è importantissimo, proprio in un mondo che tende al virtuale, in modo precipita certe volte verso il virtuale. Allora, i bambini hanno molto bisogno di corpo, di mani, di occhi, di toccare oggetti, soprattutto di fare cose diverse, perché questo è il punto, diciamo, il corpo deve fare cose diverse. Io non penso che se tu fai storia, fai geografia, o fai lingua, o fai matematica, il corpo sta sempre nella stessa posizione, no, è diverso. Se fai geometria devi guardare, se fai geografia devi esplorare, se fai storia devi consultare materiali, cioè anche fisicamente le discipline sono qualcosa di diverso. Se c'è una cosa che nella scuola non funziona tanto, è il fatto che tutto si somiglia. Sembra solo che devi sentire delle cose, oppure leggerle, impararle e ripeterle. Non è questo l'apprendimento. L'apprendimento è una costruzione, è un dialogo. Ecco, il dialogo è fondamentale. Allora, il dialogo penso che in presenza sia enormemente più efficace, diciamo, più coinvolgente. Perché poi naturalmente c'è anche l'aspetto emotivo, no? Certo. La scuola quindi, già da queste sue osservazioni, capiamo, sta cambiando. Cambierà quindi in qualche modo anche il rapporto tra studenti con i docenti e il ruolo dei genitori nel percorso didattico dei figli? Nella didattica a distanza è successo qualcosa di molto impressionante. Per esempio, noi siamo entrati nelle case dei bambini, i bambini sono entrati nelle case degli insegnanti. I genitori sono entrati, c'erano bambini che erano accerchiati, c'erano il genitore dietro e la maestra davanti. Stiamoci molto attenti, cioè io penso che c'è bisogno di un po' di opacità, non sono per la trasparenza assoluta, cioè penso che la scuola è una cosa e la casa è un'altra, è importantissimo questo, il bambino ha un altro modo di stare nella scuola e deve essere più libero di essere anche in un altro modo di stare a scuola, perché la crescita si giova appunto di queste due polarità che sono completamente diverse, perché il rapporto che c'è intanto gli insegnanti sono tanti, i genitori sono sempre gli stessi, insomma, questo è un elemento molto, molto diverso, insomma, quello che ti capita e resta lì. E poi, diciamo, la relazione, che può essere anche una relazione affettiva molto forte, per esempio nella scuola primaria, la relazione affettiva è fondamentale, il bambino fa le cose per la maestra, no? Tantissimo. Infatti quando non funziona è un gran problema. Diciamo, è interessante, diciamo, c'è proprio un altro approccio alla relazione. E io sono, cioè, se potessi esonerare le famiglie da tutte le cose dell'apprendimento, anche dei compiti a casa, sarei felicissimo. Penso che sarebbe un grande elemento di rilassamento nella relazione familiare. Mentre invece, ovviamente, nel tempo della DAD, i genitori erano molto coinvolti, diciamo, nei compiti, nel dire ci stai, stai attento, accendi il computer, cioè, e questo non va bene. Questo non va bene, non fa bene al bambino, non fa bene alle relazioni reciproche. È stato un periodo talmente eccezionale che ovviamente si poteva sopportare, ma non lo farei mai, non lo prolungherei mai nel tempo, insomma. Questa è proprio una... E per gli adolescenti ancora di più. Gli adolescenti hanno proprio bisogno di incontrarsi. Cioè, non va bene. Anche adesso per le superiori, per esempio, è prevista una situazione ibrida. Più si può evitare, meglio è. Piuttosto cerchiamo di lavorare con immaginazione per reperire altri spazi. Mettiamo più insegnanti, facciamo altre attività, ma non adeguiamoci al fatto che abbiamo scoperto che si può fare tutto anche da casa e dal computer. Non è vero, non è vero che si può fare tutto. Si possono fare alcune cose che è interessante integrare con altre, ma limitandole. Per esempio, io sono contrarissimo al fatto che l'università ormai si dà per scontato che forse parte il primo anno, che tutti gli altri anni si fa tutto a distanza. E dov'è la costruzione culturale insieme? Cioè, c'è la lezione del professore, poi l'esame fatto con i test?
Cioè, non penso che questo, un'università così, per esempio, formi psicologi, educatori, persone che devono nella relazione costruire la loro professionalità. Insomma, sono molto critico e dubbioso rispetto a questa... Certo. Se noi guardiamo... Antecnologia. Se noi guardiamo all'Italia nel contesto anche europeo e internazionale, come si colloca il nostro paese? Nel senso, esistono stati magari a suo avviso che hanno adottato delle soluzioni a cui secondo lei si dovrebbe e si potrebbe guardare? Rispetto a come affrontare i rischi della pandemia, sinceramente non ho informazioni sufficienti per dare delle risposte sensate. Mi sembra che tutti stiamo provando andando un po' a tentoni. Cioè, mi sembra che ci si prova, poi si richiude, poi si riapre. Insomma, quello che un po' dispiace è che in Italia si dà un po' per scontato che la scuola possa essere l'ultima ad aprire, possa essere... Insomma, questa storia discoteca e scuola è un po' impressionante, no? Cioè, noi non possiamo accettare che diciamo sulle discoteche si ceda perché c'è una pressione del mercato e sulla scuola, beh, in fondo se comincia il 14 oppure il 20 o il 25 è uguale. Non è così, insomma. Questo purtroppo, noi siamo un paese da questo punto di vista tra i più arretrati in Europa, cioè abbiamo quasi l'ultimo, siamo quasi all'ultimo posto come numero dei laureati, siamo agli ultimi posti come investimento nella scuola e nell'istruzione. Nell'ultima crisi economica, quella del 2008, siamo stati l'unico paese europeo che ha risparmiato sull'istruzione e la ricerca, mentre tutti gli altri hanno investito. Perché quando c'è una crisi si investe in ricerca, si investe in formazione e dobbiamo pretenderlo. Cioè, se almeno il 20% del recovery fund non viene investito in scuola, ricerca, formazione, noi abbiamo perso tutto. Cioè, l'istruzione è il futuro. Purtroppo ci sono intere zone del nostro paese che sono deserti culturali. A Brindisi c'è il 30-40% di dispersione scolastica, dico Brindisi, ma tantissime altre città del sud. Cioè, è spaventoso, no? Come può un paese accettare che ci siano città in cui quasi la metà dei ragazzi smettono di andare a scuola? Ma che paese siamo? Diciamo, che immagine del futuro diamo? Questa è una responsabilità di tutti. Di tutti, di noi insegnanti, dei politici naturalmente, in primo luogo, del giornalismo, di chi fa informazione, dell'università. Assumiamoci tutte le responsabilità e diciamo anche che, siccome stiamo chiedendo un prestito colossale ai nostri figli e nipoti, perché non è l'Europa che ci dà questi soldi, sono i nostri figli, perché loro pagheranno il debito, dobbiamo risarcirli. Allora, per risarcirli, l'unica via è dare più educazione, più istruzione, più ricerca e un grande investimento su questo terreno, che però è anche un grande investimento umano, quindi vuol dire da parte nostra metterci in gioco.